Quindi ci siamo? Perfetto, una volta che la temperatura è a 60 potete versare il burro di cacao all'interno del pentolino. Tutto lo faremo sciogliere a 60 gradi. Lo faremo sciogliere a 60 gradi, si tratterà appunto di un'operazione che durerà massimo qualche minuto, perché infatti il burro di cacao normalmente scioglie a 28, quindi noi scaldandolo a 60 ce la caviamo con poco tempo. So right now they are melting their cocoa butter at a temperature of 60 degrees. This allows for the butter to actually melt in a few minutes, because normally it melts around 28. So, and as soon as one of them is done, you guys can come up. So in the meantime, perhaps you want to get ready and put your cocoa butter inside the pan so that as soon as they're finished, you're ready to come. Thank you.